Sì, sono Dante, ho 35 anni e sono nata a Firenze nel 1265. Sono un poeta e ho scritto molte opere, tra cui la Divina Commedia. In quest'ultima parleremo del primo canto dell'Inferno. Però iniziamo ad avviarci perché il viaggio sarà lungo. Nel frattempo vi racconterò la mia storia. Fin da piccolo sono stato innamorato di una donna. Sono entrato a far parte dei Guelfi Bianchi. Successivamente sono diventato priore, ma pochi anni dopo mi hanno esiliato dalla mia città. Eccola! Ma quella è la Selva Oscura, un luogo buio e tenebroso. Per me rappresenta il peccato. Mi ricorda tanto il Bosco delle Pianelle. Non sarà mica lui? Scopriamolo insieme. Oh, guarda, quelle sono delle orchidee selvatiche. Sull'albero invece c'è un bel Barbagianni. Nel bel mezzo del cammin di nostra vita? No, scherzo, parliamo tra amici. Oh, questa non ci voleva proprio. In lontananza vedo un essere mostruoso che cerca di spaventarmi. Ciao Dante, io sono Lussuria e amo la continua ricerca del piacere. Sono una donna ricca e la mia vita non avrebbe senso senza la passione. Insomma, siamo nel XXI secolo e nel mezzo di una pandemia globale. Devi indossare una mascherina. E lei chi è? Scusatemi, questo rischio c'è. Devo fare pure nome e cognome. Sono Leone Superbia. La mafia, in quanto si arricchisce sulle spalle degli altri, essa corrompe gli uomini e si circonda di beni materiali. Nonostante il buio della selva oscura del momento che viviamo, Dante ci insegna che il nostro sguardo deve tendere alla salvezza. E quindi uscimmo a rivedere le stelle.